Abbiamo vendemmiato nel 2008, inverno 2008-2009, con tanta neve in vigna. C'era 2,30 m di neve in vigna e avevamo tutte le uve nascoste sotto le reti, ma anche sotto tutta questa neve. E lì un lavoro in più, molto faticoso, perché abbiamo dovuto fare delle trincee, spalare la neve, fare delle trincee per poter accedere a togliere, slegare le reti e all'indomani vendemmiare. Questo è stato veramente un lavoro molto difficile e molto faticoso, perché prima di tutto dalla statale a dove c'è il vigneto non è che ci sia una grande distanza, però con tutta questa neve occorreva andare con i sci da fondo. E poi c'è stata la vendemmia. La vendemmia non è stata difficile, abbiamo raccolto le uve e poi occorreva portarle sul trattore. E con 2,30 m di neve in vigna il trattore non ci va. Allora abbiamo qui a Chiemonte dei ragazzi che hanno le motoslitte con dei carrettini dietro e ci hanno dato un bel colpo di mano a portare tutte queste uve fino a dove avevamo lasciato il trattore. La vendemmia del vino di ghiaccio quando c'è la neve è in quelle condizioni.